Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio su Assassin's Creed Brotherhood. Perché siamo ancora qui? Non ve lo aspettavate, eh? E invece ragazzi, finiamo la storia di Cristina Vespucci e non solo, farò un video dedicato a... Sì, sono vicino alla rosa in fiore, quindi se sentite versi strani sono le ragazze che... Non posso venire lì, va bene? Ho del lavoro da fare, non posso stare lì in mezzo a voi, mi dispiace. Allora, stavamo dicendo, eccomi qua, faremo tutta la storia di Cristina Vespucci, quindi adesso la parte finale, tanto trovate anche gli altri, e basta sti versi però, ma che sta succedendo? Ma basta ragazze, Allora, vediamo un po', ok, ora ci sono, perfetto, qua c'è un po' di silenzio. Allora, negli scorsi episodi troverete sicuramente un paio di titoli con scritto proprio Cristina Vespucci, quindi effettivamente è facile trovare gli episodi precedenti. Qua faremo invece la parte finale della storia di Cristina Vespucci, dovrebbero rimanere soltanto due missioni e le facciamo direttamente oggi, mentre poi farò un altro video dedicato alla scomparsa di Da Vinci, ok? Quindi continueremo anche quelle, anche se credo di non averne mai fatta una, credo, però andiamo da Cristina e... Come state ragazzi? Bene, spero. Che perché è passato un po' di tempo dall'ultimo episodio di Assassin's Creed. Adesso sempre Ubisoft sto facendo Avatar. Quindi se volete potete andare a controllare anche quella playlist perché il gioco merita tantissimo. Ci sono state un po' di critiche per questo Avatar, ma a me piace molto, mi sta piacendo molto, quindi. Dategli una possibilità. Ok ragazzi, dovrei essere arrivato ma... Ah, qua sotto forse? Eccolo lì. Altro ricordo. Sarà pericoloso. Ma che sta facendo? Mi balocco con l'idea di acquistare una piccola villa sulla via per la costa. Per lavoro mi trovo sempre da quelle parti, quindi... Vediamo un po' di che cosa si tratta questo nuovo ricordo. Eccola lì, sempre lì. Deve mancare tanto ad Ezio comunque, Cristina. Deve essere successo qualcosa di grosso, ragazzi, perché nonostante la storia del matrimonio continuano i ricordi e lui continua a rincorrerla come qualcosa che gli è rimasto, capite, nei pensieri. Venezia, 1486. Ezio, speravo proprio di vederti stasera. Non ho molto tempo, il ricevimento del Doge inizia fra poco. Ciò nonostante ho delle novità. Ho saputo che Cristina Vespucci è qui per il carnevale. Non eravate intimi voi due? Un tempo. Forse sarebbe stato meglio non dirtelo, è con suo marito. Magari non è troppo felice di rivederti. No, è magnifico. È carnevale. Con questa maschera non riuscirà a riconoscermi. Ho il sistema giusto per attrarre la sua attenzione. Grazie, amico. Certo, non ti riconoscerà. Comunque questa... Probabilmente era una delle missioni che stavamo facendo a Venezia. Che figata, mi ricordo perfettamente questa situazione e quella maschera. Andiamo. Metti un biglietto addosso a Cristina per allontanarla dai festeggiamenti. Allora, cerchiamo di capire dov'è Cristina in questo momento. Allora, eccola lì. Boom. Ti sta non bene. In faccia, vi prego, non in faccia. E non in faccia, ti ho solo fatto cadere il chitarrino. Ops. Ops. Allora, vediamo, Devo cercare di non farmi sgamare, capite? Fatto. Ora andiamo al luogo della punta. Così, giocata random. Andiamo all'appuntamento, vediamo un po' cosa succede. Ok, l'appuntamento è qui. Vediamo. Cristina. Manfredo, da quando sei così romantico? Non credo sia Manfredo, però non te lo volevo dire. Ezio, che cosa ci fai tu qui? Come osi? Cristina,
Va tutto bene. Tutto bene? Non ci vediamo da 8 anni! Sì, temevo che non saresti venuta se te l'avessi chiesto. Hai ragione, non sarei venuta. Ezio, l'ultima volta che ti ho visto mi hai baciato e te ne sei andato lasciando che sposassi un altro. Era la cosa giusta da fare. Lui ti amava. Chi se ne importa di lui? Io amavo te! Ma come? Hai avuto una seconda occasione. Ti prego, Ezio, non venirmi più a cercare. Beh, dopo tutto, lei ha ragione. Non si può dire nulla, ragazzi. Effettivamente, lei ha ragionissima. Però poteva insistere di più l'ultima volta che ha incontrato Ezio, al posto di dire io devo sposare un altro. Forse lei, se lo amava davvero così tanto, doveva insistere un pochino di più, eh? Ezio avrebbe capito. Ma tanto, ragazzi, scusatemi un attimo, ma secondo voi Ezio non avrebbe fatto comunque la stessa cosa? Anche se Cristina avesse insistito tanto per rimanere con lui, Ezio avrebbe fatto la stessa cosa, ragazzi. Dai, parliamoci chiaro. Cioè, non poteva assolutamente rischiare di mettere in pericolo la vita di Cristina continuando a fare l'assassino, ecco. Quindi avrebbe fatto comunque la stessa cosa. Cristina questo non lo capisce perché non sa effettivamente cosa fa Ezio dalla mattina alla sera. Allora forse cioè, avrebbe un pensiero diverso. Continuiamo quindi. Ok, ragazzi, ci siamo. L'ultimo ricordo di Cristina è molto vicino. Non ci credo, ragazzi, che ce l'ho fatta, perché comunque bisognava arrivare al 75% di sincronizzazione, quindi bisognava fare un bel po' di missioni oltre alla storia principale. Vediamo un po'. Sì, perché, ragazzi, le missioni di Cristina non si sbloccano ogni volta che ne finisci una, ma si sbloccano in base alla tua sincronizzazione totale dei ricordi. E l'ultimo, quello in cui sto andando, si sblocca al 75%. Vediamo un po'. È l'ultimo, ragazzi, eh? Quindi sì, video breve, ma almeno chiudiamo la storia di Cristina, che abbiamo iniziato nei vari episodi. Attenzione. Mal di pancia. Ma che ha? Vediamo che succede. Sono abbastanza curioso, perché lui la rincorre, cioè lui è un amore perso, è una continua rincorsa e devo capire come va a finire. Manfredo, che è successo? Gli uomini di Savonarola sono entrati, hanno distrutto tutto. Dov'è Cristina? Manfredo, lei dov'è? È fuggita, ma la inseguivano. No! Cosa? Salva Cristina dagli uomini di Savonarola. Ma Assassin's Creed 2 praticamente. Cioè lui quanti anni ha passato così? Guardate anche l'armatura, è proprio... Ma cos'è successo, ragazzi? Perché lui è rimasto così traumatizzato da questo ricordo? Vi prego, ditemi che non è successo quello che penso. No! Sono state offendendo il signore! No, la stanno inseguendo. Lo vedo. Come è fatto? Dai però. Ok. Vediamo un pochino se riesco a fermarli. Questo pure. Oh, che, ma che è wrestling? WWE, ragazzi, attenzione. Cristina è qua con me comunque, eh? Cristina, ma dov'è l'altro? La sta aspettando dall'altra parte, cioè pensate voi. Toh. Boom! Ma era già stata colpita perché zoppicava. Ti troverò un dottore. Starai bene, vedrai. No, Ezio. Non credo proprio. No! Non andare. Resta con me, Cristina. Ezio, non lo sai.
Io sono sempre stata con te. No. Vorrei tanto che avessimo avuto una seconda occasione. Ma che canto? Ma no! Riposa in pace, amore mio. Ma no! Ma anche no, Ezio. E finisce così, ragazzi? Ma non ci credo. Boh, raga, vi posso dire che ci sono rimasto veramente... TM, cioè... Non mi aspettavo sicuramente una roba del genere. Nel momento di Savonarola, capite? Quando la città era veramente nel caos. Vi ricorderete, no, Assassin's Creed 2? No, ecco perché gli è rimasto, ecco perché lui ha la sincronizzazione di Cristina e una continua rincorsa verso Cristina, capite il senso anche del caricamento dei ricordi di Cristina? Cioè lui sarà sempre un amore rimpianto. Boh, raga, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Video cortissimo, ma dovevo finirla la storia, raga. Abbiamo fatto degli episodi durante la serie, dove anche nel titolo potete trovare proprio le missioni di Cristina. Però non potevo non finirla. Certo, non mi aspettavo fosse così corto, però è giusto portarvelo. Il prossimo della scomparsa di Da Vinci, invece, credo che saranno ancora molte missioni, quindi potrebbe durare di più. Però ve li divido, ok? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Cioè, avete capito il senso di questa continua rincorsa, un amore perso? Il rimpianto di Ezio, che dovrà sempre rincorrere questo amore. Un amore che non avrà mai, cioè lui non... Il fatto di essere un assassino non gli ha mai dato la possibilità di stare con qualcuno seriamente. La continua rincorsa dell'amore. Ragazzi, vi aspetto nei commenti, un abbraccio, un bacione. Ci vediamo nel prossimo video, perché faremo Revelation. Ma nel prossimo con la scomparsa di Da Vinci. Alla prossima, raga. Che botta. No, non me l'aspettavo. Una botta, raga.